Ciao, sono Wilson Tube e benvenuti in un nuovo video. Oggi ascoltiamo questo pedale, il ROQ di Colombo Audio Electronics, un treble booster basato sul Cornish TB83, un pedale che è stato sviluppato all'inizio degli anni 80 e usato da chitarristi come Brian May dei Queen, per esempio, che c'è un ottimo pedigree. Questo pedale, come vedete, non ha uno switch, è un tipo always on, ossia lo attacchiamo, continua a lavorare sempre. Abbiamo qua due ingressi e all'interno una batteria da 9 volt. Questo pedale fornisce 36 dB, che sono praticamente in grado di saturare qualunque amplificatore. Ma se avete un amplificatore di stampo inglese come un Vox, un Laney o un Marshall, con questa scatoletta avete un suono rock di primissimo ordine. Quello che mi ha colpito, al di là appunto dei muscoli se vogliamo, è la dinamica che ha nei confronti del potenziometro della chitarra. Mi spiego. Quando il potenziometro è aperto fino in fondo, cattivissimo, suono acido, tagliente, veramente bello rock. Quando lo abbasso, mi segue, ossia è un pedale estremamente reattivo e questo è indice di qualità. La versione che vedete, ovviamente, come ho detto prima, è una versione always on, però tutti i pedali di Luca sono customizzabili. Scrivetegli, potete mettere lo switch, potete mettere il LED, quello che volete. Però anche in questo formato, vi assicuro, vi svolta il suono della chitarra. Passiamo al looper, cascato il pedale. Passiamo al looper e conosciamo meglio questo ROQ. Alla che dire questo treble booster? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io mi ci sono veramente divertito. Vi lascio il link qua sotto in descrizione al sito di Luca Colombo. Fa un sacco di pedali veramente interessanti, veramente un artigiano di qualità. E è tutto per oggi. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, fare like, ma soprattutto, state attenti e abbiate cura di voi. Ciao!